problemi in signorile in vista della partita importante, molto importante, che vedrà la Onda Oliviero San Bernardo Cuneo affrontare Casal Maggiore. Noemi, è, diciamolo, è un momento delicato per Cuneo, arrivate da una sconfitta con Bergamo in una partita che era fondamentale anch'essa. Tu sei il capitano, sei insomma la giocatrice più rappresentativa, che sei qui da più tempo. Come questo periodo e come avete analizzato in settimana insomma quello che è accaduto contro Bergamo e come sta rispondendo la squadra? Ma allora sì, domenica è fondamentale, lo era anche contro Bergamo. È un periodo difficile perché ovviamente quando i risultati non arrivano, quando stai lottando, perché alla fine stai lottando per salvarti, non è facile. Peccato perché contro Bergamo si sono viste delle belle cose, abbiamo forse un po' sbagliato nei finali di set. Questa è una cosa che sicuramente contro Casal Maggiore dovremmo cercare di evitare, perché abbiamo bisogno della vittoria, abbiamo bisogno di tornare a sorridere, di portare di nuovo punti e di aggiungere punti alla classifica, perché incominciano ad esserci queste partite che sono per noi fondamentali. Hai detto insomma di finale di set contro Bergamo, al di là di questo secondo te cosa non ha funzionato in una partita che era veramente importante e poi soprattutto una partita che si poteva giocare comunque alla pari? Anche loro erano motivato, come noi, quindi anche per loro era una partita importantissima. Sicuramente loro forse sono state più lucide di noi nei momenti quelli top importanti dei set. Su questo assolutamente dobbiamo migliorare, in settimana stiamo lavorando soprattutto nel cercare di finalizzare quando arriviamo alla fine del set per portare a casa il set il prima possibile. La società in settimana insomma ha deciso di stringersi un po' attorno alla squadra, questa settimana anche gli allenamenti a porte chiuse per essere più concentrate possibile. Sotto questo punto di vista l'ambiente come sta rispondendo e come è andata questa settimana di allenamenti molto importante? Stiamo lavorando tanto e dobbiamo cercare di fare gruppo tra di noi, perché veramente facendo lavoro di gruppo possiamo uscirne col sorriso e con una bella partita domenica, quindi ci stiamo concentrando su noi stesse e sul lavoro di squadra, perché in questo momento è fondamentale, quindi speriamo di riuscire a esprimere il nostro gioco domenica, perché stiamo lavorando in settimana bene e duramente per arrivare pronte domenica. Ti chiedo proprio di domenica, Casal Maggiore, che avversari hai, che gara ti aspetti? Poi al di là di questo è fondamentale veramente vincere. Mi aspetto una gara difficile, molto difficile, perché loro come noi, come Bergamo, siamo lì nel punteggio in classifica, anche loro hanno voglia di tornare, di fare punti, quindi mi aspetto una gara molto dura, anche perché comunque secondo me Casal Maggiore individualmente hanno delle giocatrici comunque forti, però domenica sarà veramente una battaglia e sicuramente chi ha più voglia di vincere, chi ci crede di più porterà a casa la vittoria e spero che saremo noi. Domenica alle 19, ricordiamolo, quindi orario preserale, e più di altre volte sarà veramente fondamentale avere un palazzetto forte a spingere, no? Sì, sarà fondamentale avere il pubblico, i tifosi, dobbiamo veramente cercare di essere tutti insieme, tutti uniti, supportarci, perché comunque non sarà facile, ci saranno momenti difficili, però se riusciamo a essere tutti insieme magari qualcosa in più riusciamo a fare.